back. Whoa, thank you. Will dial me down a little bit. The people in the back, when you keep the door closed, because there's a shadow on the screen. So when you're not using it, just keep the door closed. Okay, so we're gonna, this would be the last part of the program for today. I'll do some presentations again. They'll be followed by Francesco. Ok, siamo giunti alla seconda parte di questa giornata. Io continuerò con la mia presentazione e poi ci sarà la parte di Francesco. Then I'll close and then we'll have we'll be open to questions and answers. Poi io chiuderò il dibattito, chiuderò la presentazione e saremo aperti al dibattito con le vostre domande. And then I've already received some questions and I will include the comments that Pietro from Ionica Impianti made earlier today. Io ripeterò un po' le domande che mi sono state fatte durante la pausa sul rapporto tra, per esempio, tra euro e kilowatt-ora. So one of the most important impacts that wind energy has is that we have to see it on the landscape. Quindi uno dei più grandi impatti che ha l'energia eolica è quello proprio di vederlo, nel paesaggio. So it's particularly critical that we try to make the wind turbines appear as harmonious on the landscape as possible. Quindi è cruciale che le turbine eoliche siano le più armoniose possibile all'interno del paesaggio. So we have to design the wind turbines and the wind power plants as if the people who live on the land matter. Quindi dobbiamo disegnare le nostre turbine eoliche e gli impianti eolici come se le persone che vivono in quella zona gli dessero importanza. As I said earlier today, the most important aspect of making wind energy more acceptable is giving people the opportunity to own it, because your own pigs don't stink. Un grande fattore per rendere l'energia eolica sempre più accettabile è quella della proprietà, cioè la comunità locale deve essere proprietaria dell'energia eolica e seguire un po' questo detto che dicevo stamattina, quindi i propri maiali non puzzano. So public opinion, we say, is in the eye of the beholder. Public opinion is on what people that everybody has a different opinion about aesthetics. Diciamo che l'estetica è un qualcosa di molto personale e ci sono varie visioni su questo argomento. But that's not true. In Western cultures we have a common understanding of what is attractive. Ma questo non è vero, perché nella tradizione occidentale noi abbiamo un'idea molto comune di quella che è, di quello che è attraente e quello che non è attraente. But while the majority of people prefer or accept wind energy, the most significant impact of wind energy is what we see. Quello che è importante nell'accettazione dell'energia eolica è veramente quello che vediamo, quello che vediamo. So the problem is that the benefits of wind energy are global or sort of abstract. Questi benefici sono globali. But the impacts of wind energy are for us who live nearby because we can see them. Ma sono astratti, ma gli impatti reali, gli impatti dell'energia eolica sono reali sulla nostra comunità, perché possiamo vederli. So what we find is that the majority of people think wind energy is a great idea. Quindi quello che pensiamo è che la maggior parte delle persone pensa che l'energia eolica è una grandissima cosa. Until we say we're going to put the wind turbines right here. Fino a che non decidiamo che dobbiamo installare una turbina eolica proprio qui, magari vicino a casa loro. And then people say, well, wind energy is a good idea, but maybe it should be in Basilicata. Quindi tutti dicono, ah sì, l'energia eolica è una buona idea, ma forse dovrebbe essere in Basilicata. Ma proprio quando in realtà poi installiamo le turbine eoliche e la gente ha occasione di vivere con queste, When we ask them a question, what do they think of the wind turbines now that they're there? Quando poi chiediamo a queste persone che ne pensano di questa operazione, the people say, well, yes, they're not as bad as I thought they were going to be. Dicono, beh, non sono così male come pensavo. But the problem with wind energy is we can see it. Quindi il problema con l'energia eolica è proprio questo, cioè che noi possiamo vederla. We cannot hide it. Non possiamo assolutamente nasconderla. We cannot camouflage it. Non possiamo anche camuffarla. And so when we compare wind energy to other technologies, the weakest part of wind energy is what we see. Quindi il punto debole dell'energia eolica è proprio questo, cioè che è visibile, possiamo vederla, è proprio quello che vediamo nel paesaggio. So we have to work much harder at increasing the public's acceptance of wind energy. Quindi dobbiamo lavorare molto all'accettazione dell'energia eolica. By minimizing wind's footprint on the landscape. Minimizzando l'impatto di queste turbine eoliche sul paesaggio. We want to seek harmony between the wind energy, the wind turbines and the people and the landscape. Perché vogliamo vedere comunque armonia tra le turbine eoliche, la gente e il paesaggio. We want the wind turbines as a part of the landscape. Noi vogliamo queste turbine essere parte del paesaggio. Not a wind energy landscape. E non un paesaggio di energia eolica e basta. This is a wind energy landscape. Questo per esempio è un paesaggio di energia eolica. This is not harmonious. Questo assolutamente non è armonico. If you are opposed to wind energy, this is the picture you will use. If you're against wind energy. Se per esempio voi siete contro questo tipo di energia, voi potreste utilizzare questa immagine per dirmi che non va bene. So what we want people to say, not in my backyard, we want people to say yes in my backyard. Quindi noi vogliamo che la gente dica sì, la voglio l'energia eolica nel mio cortile. So we know how to design wind energy projects to minimize their impact. Noi sappiamo bene ormai come disegnare questi impianti eolici per minimizzare l'impatto sull'ambiente. We knew this 30 years ago. Questo lo sappiamo da 30 anni. The challenge is always getting people to listen. La sfida è sempre quella di fare in modo che la gente ascolti. We knew 30 years ago how best to design wind projects. Noi 30 anni fa sapevamo bene come disegnare, progettare questi impianti. But we never did that in California. Ma non l'abbiamo mai fatto in California. We knew how to put wind turbines on the landscape so that it's just the wind turbines we see and not all the other industrial structures. Noi abbiamo un ottimo sistema per cui riusciamo a vedere nel paesaggio una turbina eolica e non il resto dell'infrastruttura industriale del paesaggio. So for example, we don't want to have power lines on poles marching up the landscape to our wind turbines. Per esempio, evitando di vedere impianti elettrici tutti collegati tra di loro. We want the power lines buried in the ground. Noi vogliamo gli impianti energetici non quindi sopra il paesaggio, ma magari sotto interrati. So we want to see only the wind turbines because those are the only things we must see. Quindi noi vogliamo solo vedere le turbine eoliche perché sono le uniche cose che vogliamo vedere. So this is a landscape where the wind turbines are the only thing that you see. You see no power lines or transformers. Qui per esempio questo è un ottimo paesaggio in cui riusciamo solo a vedere le turbine eoliche, altri impianti energetici o linee elettriche o trasmettitori. So we want to provide visual uniformity. Quindi c'è una uniformità proprio a livello visuale. We want all the wind turbines to look somewhat alike. Vogliamo anche che tutte le turbine eoliche in qualche modo sembrino simili, siano simili tra loro. We don't want one wind turbine with one blade and other wind turbines with two blades. Non vogliamo per esempio che una abbia una pala e un'altra ne abbia due. We must all have three blades. Devono tutti avere tre pale. Io preferisco tutte a tre pale. No a due, non a una. Questa è la mia opinione. If you have wind turbines on the landscape, they must work, they must operate. Tra l'altro, se vogliamo questo sistema, le pale e le turbine devono funzionare, devono ruotare, quindi. We must keep them spinning. Quindi loro devono continuare a girare. Because the public says we are willing to accept the impact of wind energy. Perché il pubblico dice, l'opinione pubblica dice, noi vogliamo l'impatto dell'energia eolica. If they do something positive, se fanno qualcosa di positivo, and they only can do something positive if they are working. Fanno qualcosa di positivo solo se funzionano. And this is not as much a problem today as it was 20 years ago. Questo è un problema, era un problema molto più tanti anni fa che oggi in realtà. But if the wind turbines do not work, they must be taken away. Ma comunque se le turbine non funzionano devono essere rimosse. Keep your wind turbines clean. Bisogna mantenerle pulite. If a wind turbine has an accident, se c'è un incidente alla turbina, then it should be cleaned or we should give it a diaper. Quindi se possiamo rimuoverlo oppure pulirlo con delle pezze particolari. Because it's very expensive to clean a wind turbine. Ecco, è costoso pulirle. And very difficult. È anche molto difficile. So we must bury all the project's power lines. Quindi bisogna, sotterrare tutte le altre forme di trasmissione energetica. Non ci devono essere altre trasmettitrici. Questo è Montefalcone. Questo è in Campania, per esempio. Campania. Yeah, excuse me. Avoid visual clutter. This probably will not be a problem in Puglia. This was a problem in California. Bisogna evitare disordine, confusione a livello visuale. Questo era un problema, è stato un problema in California, probabilmente non lo sarà qui in Puglia. So you can see there are some wind turbines with 3 blades, some with 2 blades. Vedete, alcune ne hanno 2 pale, alcune ne hanno 3. And there are some wind turbines with no blades. Alcune hanno assolutamente neanche una pala, quindi c'è un po' di disordine. They were not designed that way. Ovviamente non sono state disegnate in questa maniera, ma sono cambiate. Avoid industrialization. Bisogna evitare l'industrializzazione. We want wind turbines to be organic part of the landscape. Perché devono essere una parte del paesaggio organica, armoniosa. We don't want them to be like a steel factory. Non vogliamo che sembrino una compagnia di acciaio siderurgica. Again, avoid mixing different kinds of wind turbines together. Assolutamente, di nuovo, evitare di usare turbine di diverso tipo insieme. Don't get greedy, space your wind turbines far apart. Utilizzare il più possibile lo spazio circostante, quindi di non essere, avari con lo spazio. And when the wind turbines fail, remove them immediately. Quando non funzionano più, bisogna rimuoverle. And if the wind turbine loses its head, remove it. Bisogna anche rimuovere la testa delle turbine se non vanno più. Always dress your wind turbines for success. Bisogna anche farle, vestire per condurle al successo. You would not go out in public without your clothes on. Anche noi in pubblico andiamo vestiti bene, no? So our wind turbines should always be properly dressed. Quindi devono essere abbigliate, vestite nel modo migliore. These are not. Queste non lo sono, ovviamente. Minimize road construction. Bisogna minimizzare assolutamente la costruzione di strade in queste zone. And this is what's good in Europe is you have very narrow roads. Questa è una cosa molto buona dell'Europa, che noi abbiamo strade molto piccole. Maybe 3 meters wide is all you need. Forse 3 metri di larghezze. Sometimes you need a bigger road, but then you can make it smaller when you're finished. A volte avete bisogno anche di una strada magari più grande, però diventa più piccola quando la si termina. And we have projects where there are no roads. Ci sono anche progetti in cui non ci sono per niente strade. So the intent is to minimize the physical footprint of the wind turbines on the landscape. Quindi bisogna minimizzare assolutamente l'impatto fisico sul paesaggio. And I use the examples from California to show you what not to do. Questi sono esempi proprio della California per illustrarvi cosa non bisogna fare. This land will take hundreds of years for the vegetation to grow back. Quell'area lì avrà bisogno di circa 100 anni per la vegetazione, perché sia ricostituita una vegetazione vera e propria. Avoid putting wind turbines on very steep slopes. Bisogna evitare i pendii ripidi. Don't chop the top off of the mountain to put your wind turbines on. Non tagliate le montagne. And I put this slide up as a lesson to me because I participated, I worked for this company. Io ho lavorato per questa compagnia, quindi questa è un po' una lezione per me. And they did this while I was working for this company. E loro hanno fatto questo mentre io lavoravo lì per loro. So wherever I go, I show this slide. Quindi ovunque io vado, io mostro questa slide. As a reminder to me to remind others and don't do this. Come un reminder a voi e a me di non fare questo. Don't put cellular phone antennas on the towers. Non assolutamente mettete cellulari sulle torri. Yes, you'll make a little more money, but it makes your wind turbine look less attractive. Magari farete un po' più soldi, ma assolutamente sembra meno attraente. La torre sarà meno attraente. And please don't put any billboards on your wind turbine. Non assolutamente non mettete pannelli pubblicitari sulle torri. We want wind turbines to be wind turbines, not giant billboards. Noi vogliamo che queste siano torri per l'energia eolica e non per uso commerciale. E assolutamente non loghi che facciano pubblicità alla compagnia produttrice del macchinario. No Siemens, no Intercon. No Siemens e no nessun'altra delle compagnie. Because you have paid for those wind turbines, they are your wind turbines. If they want to advertise, they should pay you. Quindi perché voi avete acquistato questi macchinari da loro e quindi voi dovete utilizzarli. Se loro vogliono farsi pubblicità su di voi, devono pagare voi per avere la pubblicità sulla torre. Control the erosion from your sites. Bisogna controllare l'erosione sui lati. Told me they had no erosion. Questa compagnia mi diceva che non c'era nessun tipo di erosione sui lati delle colline. Of course, I knew they were lying and they knew they were lying to me. Ovviamente io sapevo che loro mi mentivano, sapevano che mi mentivano. Lying, they were deceiving me. Sì, yes. Okay. Quindi loro mi mentivano e io lo sapevo. And revegetate the sites. Would be similar to Puglia. This is in southern France. Questo è nella Francia del Sud, bisogna ripopolare la vegetazione del sito. And see, they put these limestone boulders so that the trucks will not drive on the new plants. Hanno fatto una specie di barriera di pietra calcarea di modo che i camion non vadano sopra e magari troppo vicino alla torre. So they want the plants to grow back in this area. Quindi hanno voluto che le piante nascessero in questa zona. All the wind turbines should be designed as an aesthetic unit. Quindi le turbine devono essere disegnate come se fossero un'unità, una singola unità estetica. And eliminate fencing and barbed wire. Assolutamente eliminare qualsiasi tipo di recinzione. Because what this says, it says, oh, wind energy is dangerous, keep away. Perché quello che fa è un po' allontanare le persone, perché manda un messaggio sbagliato, cioè l'energia eolica è pericolosa, allontanatevi. And what we want is wind energy that says, yes, come, welcome, you are welcome to be here. Invece quello che noi vogliamo che l'energia eolica sia è un altro messaggio, cioè vieni qui, avvicinati, unisciti a noi. Who is this going to stop? This is only for the cows. Chi potrebbe fermarsi là? Solo le mucche, no? Inform the public. Bisogna anche informare la gente. It doesn't have to be a multi-million dollar visitor center. Non deve essere un centro, da milionari. It can be a very simple kiosk. Può essere anche un chioschetto molto semplice con delle informazioni. to tell people what you're doing with the landscape. Per dire un po' alla gente che succede, com'è il paesaggio e altre informazioni. Provide a place to park their cars. Fornite un posto per il parcheggio delle auto. And if there is a walking path across the site, provide a gate so that people can walk by and look at your beautiful wind turbines. Se ci sono dei percorsi, per esempio per passeggiate, magari fornite un accesso per questi camminatori perché magari possono fermarsi e guardare le turbine eoliche. Avoid painting your wind turbines like this. E per favore evitate di usare queste, diciamo, questi colori così sgargianti. Now this, yeah, this is a work of art in Denmark. This was done by a famous Danish artist. Questa è un'opera d'arte in Danimarca, è stata fatta da un famosissimo artista danese. Però comunque evitate queste cose sgargianti. But it looks like a lighthouse. Ma sembra un faro. Paint your wind turbines only white or off-white. Dipingete la vostra turbina bianca o magari avorio. Keep your sites clean of trash and litter. Mantenete il vostro sito pulito, quindi senza della spazzatura, pulito e ordinato. Because the wind turbines that you will install are to produce green electricity and so the landscape should be clean and green. Perché quello che voi state facendo è costruire impiantare delle turbine eoliche per produrre energia pulita, verde. So I don't want to come to Puglia and to see this kind of thing on the landscape. Quindi io non voglio venire in Puglia e vedere questo nel vostro paesaggio. This is all from where I live. Ma questo in realtà, attenzione, da dove io vengo. You will never do this. Voi non farete mai questo. Putting all your junk on the landscape. Mettere tutta la vostra, insomma, spazzatura nel paesaggio, good. Vero? Bene. Ok. You must promise you won't do Promettetemi this. Che non lo farete. Ci sono anche rifiuti di aziende. The wind turbine should spring forth from the earth. Quindi la turbina, diciamo, girerà in maniera, funzionerà in maniera organica. If possible, the tower should plunge directly into the earth. Se possibile, le basi della turbina devono essere piantate assolutamente all'interno, nella terra, nel terreno. Pay attention to detail. Attenzione ai dettagli. This is, I took a picture of this because for me as an American, when I looked at this, I said, "Ah, so beautiful." Io vorrei mostrarvi questo perché appena l'ho visto ho pensato, che bello. Because they did it with a nice stencil. Perché l'hanno fatto con insomma. Whereas we in California had taken a can of spray paint and. Perché qui l'hanno fatto in maniera molto fine, invece in California l'avrebbero fatto con qualche tipo di spray o cosa particolare, insomma. We're much better now. Ma noi stiamo migliorando anche noi in California. Harmonize the buildings that are associated with the wind turbines with other buildings on the landscape, maybe a truly, for example. Armonizzate tutte le vostre strutture abitative, quindi le case o per esempio anche i trulli con le turbine eoliche. Questo è il trasformatore di questo campo eolico. And so harmonize the structures associated with the wind turbine, as I said, other structures on the landscape. Armonizzate anche le altre strutture, quindi non abitative, del paesaggio. This is the parking. Questo è un parcheggio della turbina eolica. Questo è il trasformatore. E questo è in Abruzzo. Acqua spruzza. Today, most wind turbines are so big we can put the transformer inside the tower. Adesso le torri sono così grandi che possiamo addirittura mettere il trasformatore all'interno della torre. Quindi tutto quello di cui c'è bisogno in realtà sul paesaggio è proprio la turbina eolica. Allora, proprio perché abbiamo qui delle gru per i lavori. Dobbiamo avere delle precisioni dure, rigide per questi macchinari, no? But these are blocks that are open to let the rain go through and the grass to grow up through. Ma questi sono dei tipi di un tipo di pavimentazione particolare che permette all'acqua di andare giù e quindi di far crescere anche l'erba. And please paint over any graffiti. E tra l'altro potete dipingere anche dei graffiti. In sum, be a good neighbor. Quindi, per sintetizzare, siate dei buoni vicini. And this will minimize any objections to your wind turbines on the landscape. E questo minimizzerà qualsiasi tipo di ostacolo ad una implementazione efficiente del vostro impianto eolico nel paesaggio. Wind energy is compatible with most other uses on the land. Quindi l'energia eolica è compatibile con la maggior parte degli usi del terreno, in rural areas, nelle aree rurali, in harbors, nei porti, dikes and breakwaters, con dighe e frangiflutti, with row crops, con coltivazioni in filiera, and grazing of cattle, con pascoli. And these people are not, these are real people, they are not put in with Photoshop, and these are real sheep. Queste sono vere persone e vere pecore, non le ho inserite con Photoshop. And there's a sign here that says you can do anything on this dike, just don't bother the sheep. C'è un segno in realtà vicino a questa diga che dice potete fare qualsiasi cosa su questa diga, semplicemente non date fastidio alle pecore. Compatible with vineyards. E l'energia è anche compatibile con le vigne. With some parks and forms of recreation. Con dei parchi, anche a livello di parchi ricreativi. This is one wind turbine in New Zealand. Questa è in Nuova Zelanda. And when this wind turbine was proposed to be installed, quando proposero di installarla, everybody said, "Oh no, no, no." Tutti dicevano no, no, non la vogliamo. Coming to an end with this wind turbine. E dicevano appunto di assolutamente non continuare. This wind turbine will drive us all back to England. Questa turbina ci porterà tutti indietro in Inghilterra. This wind turbine has been there now 20 years. Adesso è da 20 anni che è lì. And there was a proposal to take this wind turbine away. Nessuno assolutamente ha voluto portarla via. And all the people rose up and said, "Don't take away our wind turbine." E adesso tutti hanno detto assolutamente non portate via la nostra turbina eolica. And again, these are real people. I did not put them in there. Queste sono persone vere, anche qua non le ho assolutamente inserite con Photoshop. As I said, this is a dike and breakwater, and what this sign says is you can come and look at the wind turbines and look at the birds, just don't bother the sheep. Questo è il segno di cui parlavo prima, che diceva che si può guardare il paesaggio, guardare le paleoliche, ma assolutamente non disturbare le pecore. It's compatible with cycling. È compatibile anche con l'attività ciclistica. It's compatible with commercial uses. Con usi di tipo commerciale. It's a small factory in Germany. Questa è una piccola azienda in Germania. This is a fish processing plant in the Netherlands. Questa è un'azienda di trasformazione del pesce in Olanda. So that's something like you would have here in Puglia, a fish processing plant by the coast. Qualcosa di molto simile a quello che dovremmo avere in Puglia, un'azienda quindi che ha a che fare con processi di trasformazione del pesce. And this is a detail of that area, and that dike is the harbor for this village, and that's where the wind turbines are located. Questa è proprio qui, appunto, sempre in Olanda. Abbiamo questa piccola diga nel porto. Compatible with football stadiums. È compatibile anche con stadi di calcio. This is downtown city center of Cleveland. Questa è proprio nel centro di Cleveland. Cleveland. It's in Ohio. Nell'Ohio, quindi in America. It's compatible with schools. Assolutamente compatibile con le scuole. And this wind turbine is still operating today. Questa ancora funziona oggi. Compatible with tourism. Compatibile con il turismo. This is a tourist company that takes people to see the wind turbines in southern France. Questo è proprio un tour operator che porta i turisti a vedere le turbine eoliche con quel furgoncino. And you saw this earlier today. where if you took a photograph of the Little Mermaid, you would also be taking a photograph of wind turbines. Anche qua vediamo un po', se andiamo a Copenaghen a vedere la sirenetta, quando facciamo una foto alla sirenetta faremo anche la foto di queste due turbine eoliche al lato. As I said earlier, today it's compatible with historic sites. Compatibile con siti storici. And this is the location in Copenhagen. This is where the Little Mermaid is located, and this is where the wind turbines are located. Questa è Copenaghen. Vi faccio vedere sulla sinistra c'è dove c'è la A, c'è la sirenetta, e il cerchio più grande dietro è dove quindi c'è proprio la turbina. Ci sono le turbine eoliche che vedevamo prima. And that's the historical site at the top. E più su c'è questo sito storico che vi facevo vedere prima. Compatible with small villages. È anche compatibile con paesini piccoli, rurali. These wind turbines are on the football field at the end of the football field. Questi sono alla fine di un campo da calcio. Compatible with sewage treatment plants. Queste sono anche compatibili con aziende di acque reflue. Acque di depurazione. This wind turbine now has been in place for almost 30 years. E questa centrale, questa turbina è lì da quasi 30 anni. And it's right in the city of Rinkeby in Denmark. È assolutamente al centro della città di Rinkeby in Danimarca. It's compatible with urban renewal. Compatibile anche con il rinnovo, la rigenerazione urbana, urbanistica. So this is a site that was like Taranto. Questo sito era come quello di Toronto. Taranto? Yeah, down here. Ah, yeah. Taranto, yeah. Di Taranto. Okay. Scusi. Okay. And now they are putting the wind turbines there and taking this steel plant away. Ok, adesso stanno mettendo lì le centrali, le turbine eoliche, e rimuovendo le imprese industriali che c'erano in precedenza. E Nancy è testimone, mia moglie è testimone di questo. È anche compatibile con passeggiate e jogging, fitness. Questo è Dunkerque in Francia. It's compatible with hiking. Compatibile anche con hiking, che noi chiamiamo anche trekking. Nancy and I have led a hike in the Tehachapi Pass. Where is this? We've led a walk in the we've led a walk in California. In California, ok. Loro hanno fatto un percorso di hiking in una zona della California. Where we have the wind turbines. Dove ci sono le turbine eoliche. Con un gruppo di ambientalisti. Lo fanno da 27 anni. Lo faranno l'anno prossimo. E voi siete tutti invitati ad unirvi a questo percorso. We guarantee wind turbines. But we don't guarantee always that we will have the flowers. Noi vi garantiamo che ci saranno le turbine eoliche, non vi garantiamo che ci saranno i fiori così belli. Yeah, that's Nancy. Sì, sì. I've been using this photograph for many, many years. Ho usato questa immagine da un po' di anni. Actually, if you're interested in the plants of this area, they are very unusual. The plants. Allora, la vegetazione, la flora proprio di questa zona della California è molto molto interessante. Yeah. But we talk about that later. Ne possiamo parlare più tardi. Compatible with religious sites. È anche compatibile con siti di interesse religioso. Again, Montefalcone. And in Texas. E questo è Texas. And in Germany. These wind turbines are within sight of Druiberg, are within sight of the Harz Mountains. Have people here know Goethe? Goethe, the German author who wrote... Goethe. Ok, sì, Goethe. Sì, it's my American accent. Okay. Ok, qui c'è questa turbina eolica da cui si può vedere la città di Druiberg, città di Goethe, la città delle streghe di Goethe, lo scrittore tedesco. Ok, and now I think we're going to have question and answers. Now we're going to have questions. Passiamo a domande, domanda e risposta. Domande. Mi passo il microfono. I can speak Italian. No, preferirei farla in inglese perché vorrei che la capisse meglio. So you use the word compatible. In Italian, compatible means from the etymology of the word to bear something that you have to deal with it. And so, yeah, it's quite. In Italy, it's very felt the feeling, you know, that you have to deal with this thing, with this alien matter, let's say, especially in cities and harbors. It's very difficult for me. I think it's a shared feeling to deal with these extraneous structures. So when you say it's compatible, well, yeah, it is compatible, but. I don't think it's really what we feel. No, I translate in Italian. Ok. Ho detto che compatibile in italiano significa compatire qualcosa, quindi sopportare, quindi dire è compatibile con, insomma, con tutte le cose che hai elencato, non è, insomma, non è proprio corrispondente a quello che noi proviamo, perché noi italiani soprattutto abbiamo serie difficoltà ad accettare l'eolico dal punto di vista estetico, perché nelle città, nei porti, come vorrebbe essere installato, diciamo, è abbastanza difficile per noi vedere il territorio occupato da queste materie estranee che sono le paleoliche. Okay. Other questions? No, il problema, oltre all'accettazione, è normativo. Purtroppo l'Italia ha le norme molto più restrittive da questo punto di vista, perché la distanza dalle turbine per il discorso sicurezza e la probabile caduta delle pale impone una certa distanza dalle case, dalle strade, dai centri abitati, quindi non sarebbe neanche possibile creare degli scenari come quelli, quindi... Per esempio la turbina eolica nella scuola, nel giardino della scuola, sarebbe assolutamente... Perché? Ma anche le piccole dimensioni, ho visto, sono tutte, la maggior parte, grosse dimensioni. E anche la piccola dimensione verrebbe ostacolata dalle norme. The small ones would be even, the small turbines would be even noisier than the big turbine. But not everywhere in Italy, I mean not everywhere in the United States do we put wind turbines back in schools, but in Iowa they actually had a program that the purpose of which was to put the wind turbines at the schools, and that turbine was in the playground. Allora, attenzione, non ovunque negli Stati Uniti vengono installate delle turbine eoliche nelle scuole, ma è proprio, c'è un progetto proprio dell'Ohio per cui sono state implantate, il progetto prevedeva la costruzione delle turbine eoliche nelle scuole, proprio nel cortile, con i bambini, cioè questo è proprio un progetto. So part of my job here is to show you how other people have done this, and so then you can begin to ask perché, why not in Italy? Quello che io faccio è mostrarvi quello che c'è stato in altri luoghi e vorrei che voi appunto vi cominciaste a chiedere perché no. But we all have to pick our fights. E dobbiamo tutti un po' diciamo fare le battaglie. Questa è magari la vostra battaglia, è la battaglia che voi vorreste iniziare. Cambiare le norme. But the fight is to change the laws. Sì. Yes, it is. Certo. Bravissimo. Esatto, exactly. Aspetta, arrivo. Un momento. Ah, ok, scusi. Okay, I'll say that, but go ahead. My question. The question is, why didn't they put a wind turbine near Arcore, the villa where Berlusconi lives? Oh, it's a buona idea. It's a good idea. I was reminded I should answer your question in that in American English, the word compatible means that the two people can live together. So like... In inglese invece la parola compatibile ha questo significato, cioè che due persone possono vivere insieme. Like, sì, ho capito. He was referring to the origin of the word, yes. Mm-hmm. Okay. So yeah, we always have this problem, and sometimes because I speak American English, that's a little bit different than the English you might learn that's based on Britain. So. Ok, she has a question. Dico in italiano poi. Volevo sapere, parliamo di battaglie e una battaglia per l'ambiente. Stiamo parlando di fonti di energia rinnovabili. Mm-hmm. 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 Nell'eolico cooperativo la gente si mette insieme, pone delle quote e realizza questi appunto impianti. Mm-hmm. Yeah. 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 E guadagna. Yes, they earn money. Mm-hmm. Sì, sì. Ok. Ecco, mi interessa sapere se ci sono degli studi che hanno messo in evidenza dei cambiamenti, delle trasformazioni nel modo di concepire l'ambiente tra le persone che hanno partecipato a queste cooperative. Tra di loro, cioè, sì. Perché just a moment. No, okay, perché per spiegare meglio quello che voglio dire, cioè il mio dubbio è che poi questi soldi vengano impiegati per acquistare, cioè fare delle scelte che non siano più ambientaliste, perché poi continui a vivere con il tuo modello di vita che è quello consumistico. Mm-hmm. Sì. E collegandomi alla tua esultazione per quanto riguarda quel progetto in America dove le persone hanno creato delle nuove reti per immettere la loro energia rinnovabile, ecco, lì non si diminuisce la quota di energia non rinnovabile, si aumenta la quantità di, cioè secondo me l'eolico deve essere un'alternativa, ecco. Un'alternativa? All'energia non rinnovabile. Se tu aggiungi invece quote di energia consumi sempre, non so se è chiaro. No, ma più ne metti meno ne consumi. Sì. Dicevo, se ci sono due reti, una di energie non rinnovabili e poi loro costruiscono un'altra rete, poi io che consumo energia non rinnovabile posso consumarne di più perché quella parte di energia... No? Sì. No, ho detto che ne facevano di nuovo. Cioè. Ah, per la mettere nella stessa rete. Ah, scusate, non me era chiaro questa cosa. Non avevo capito. Adesso mi hanno chiarito questo ultimo passaggio. È chiaro? Sì, quest'ultimo passaggio sì, però mi chiedevo la questione più sociologica, cioè. So, you want to ask about the difference in the studies about different farmers having different views on environment. The very first question. Okay, let me do that first because Well, first, I think that different people have different perspectives of what they want when they invest in wind energy. Persone diverse hanno comunque visioni diverse su quello che desiderano dall'entrare nell'energia eolica. If you have a company like Electricité de France, they just want to make money. Se ha un'azienda molto grande tipo Electricité de France, loro vogliono solo far soldi. If you have someone who wants to create a social or environmental purpose, they have a desire for that. Se qualcuno invece ha un desiderio di costruire una cooperativa sul sociale, sicuramente il loro obiettivo è diverso. So some farmers, let's say landowners, some landowners want to do something good for the environment. Quindi magari alcuni agricoltori o ancora meglio alcuni proprietari terrieri vogliono fare qualcosa di buono per l'ambiente. I think that's a small percentage. Credo comunque che questo sia una percentuale un po' bassa. Most landowners do this because they can make money. La maggior parte invece dei proprietari terrieri lo fa per questioni economiche, per far soldi. And when we do something with a large group of people, we have a mix of people who want to do it just to make money. E quando affrontiamo delle questioni con persone, gruppi di persone molto grandi, dobbiamo sempre tenere in considerazione che la maggior parte lo fa per soldi. And some people who want to make money but also do good. Ci sono anche alcuni che vogliono far soldi ma fare anche qualcosa di positivo, di buono. And some people who just want to do good. Alcuni vogliono solo fare qualcosa di buono. But we live in a capitalist society. Ma noi viviamo in una società capitalista. And it's the profit that drives most economic activity. Ed è il profitto, il motore, diciamo, che guida poi un po' tutte le attività commerciali. Didn't make any money, we would not install them. Se l'eolico non desse nessun tipo di profitto, non lo installeremmo. So like the olive oil company here, if they don't make any money, they don't process any olives. Anche il frantoio qui, se non avesse un profitto economico, probabilmente non continuerebbe a produrre olio. Okay. Does that help? Va bene? Okay. Ma così non ho le spalle a nessuno. Io parto da un principio fondamentale. Ero bambino e piangevo quando mi raccontavano che le farfalle avevano la vita di un giorno e sognavo che i miei figli vedessero le farfalle. Più avanti, a 72 anni, vorrei che le nostre scuole incominciassero a parlare di cosa vuol dire il nucleare, di cosa vuol dire cosa sta succedendo in Giappone, cosa può succedere in tutte le parti, cosa sta succedendo, è successo e può succedere nei grandi mari dove le zattere piene di greggio vanno a molle e poi c'è impatto ambientale enorme. E vorrei continuare a sognare che i miei nipoti, i vostri figli giovani, parlassero finalmente di energie rinnovabili, senza avere dei pregiudizi. Perché noi abbiamo il pregiudizio, e giustamente dico, se vediamo una torre? In Olanda, non è stato menzionato, uno non può chiedere corrente all'Enel, no, se la deve procurare, perciò dietro la fabbrica o il capannone c'è la pala eolica, di cui questo che non entra in Italia è una cosa, non può essere il clima, il vento, il sole, che a noi la Puglia ci bacia, non può essere del privato, dovrebbe essere della collettività. Questo è che noi dovremmo incominciare a discutere, ecco perché deve partire dalle scuole, dalle comunità. I comuni non possono esimersi a dire spendiamo tantissima corrente per l'illuminazione, dobbiamo spegnerla, eccetera, i lux dobbiamo abbassarli alle 3 di notte, alle 2 di notte. Non è questa la strada. Noi dobbiamo vedere come reperire, incominciare a dire, per esempio, alla Regione Puglia, a tutte le regioni, che quando si costruisce uno stabile di 10, 15, 20, 30 appartamenti, si deve parlare di energia elettrica, energie rinnovabili che parta dalla geotermia. perché non abbiamo più bisogno poi di altre cose. Dobbiamo parlare di tutte le fonti che il creato ci ha dato, se vogliamo essere cattolici e non, eccetera. Dobbiamo fare questa ricerca. Perciò non ci deve spaventare il fatto che, perché quella tecnologia, tanti ragazzi come me che hanno preso la valigia di cartone nel 50, nel 51 e sono andati via e poi sono tornati in Puglia, non andrebbero più via, perché a ognuno ci sarebbe un posto di lavoro, è solo che non ci entra in testa, non ci, se è spalmato nel territorio. Ecco perché parlavo prima che non può essere una proprietà privata. Vi ringrazio. Okay. Okay. Are there any other questions? Ci sono altre domande? Ok, we have a few things that we did from ci sono alcune cose di cui magari dobbiamo parlare, sono delle domande che ci hanno già. So Pietro talked about the most important parameter was euros per kilowatt hour. Il signor Pietro prima con la sua il suo impianto Ionica parlava del rapporto euro kilowatt ora. That is absolutely the most important number. Questo è il numero più importante. There was a question about operations and maintenance. C'è stata una domanda anche sulla manutenzione. I have that information, but we're going to yes. If we don't get it done, it's on my computer and I can show you later. Posso mostrarglielo più tardi dal mio computer. There was a question about safety. C'è stata una domanda sulla sicurezza. And if we don't get to it, then I will do that afterwards. Anche in questo caso, se non riusciamo a finire rispondere a tutte queste domande, posso mostrarlo privatamente, individualmente dopo, dal mio computer. Poi c'è anche una domanda. Sono stato a vedere una pala eolica prodotta dall'ingegner Lecce. I've been to see eolic wind tower from Ionica Impianti. I've seen birds going inside the dress. Cioè ho visto uccelli entrare nella scocca, avevano fatto il nido. Ma comunque sia, high compatibility with birds, I mean with the smaller. My question is this. Okay. How can we start our revolution? Come possiamo cominciare la nostra rivoluzione? I imagine smaller wind turbines are easier for starting or not? Spero che forse le turbine più piccole sono più adatte per cominciare la nostra rivoluzione. Ok, the first comment was made that he has seen small birds building a nest inside a Ionica Impianti wind turbine nacelle. Yeah, you need that. Scusate, non è... Allora, il primo commento è stato che lui ha visto proprio degli uccelli fare il nido all'interno di una turbina eolica della società Ionica Impianti. This is no good. This is non va bene. The wind turbines must be designed so no birds build a nest. Le turbine eoliche devono essere progettate di modo che non vengano costruiti nidi degli uccelli all'interno. It's my job to tell you that. È proprio il mio compito questo, quello di dirvelo. So the second question was how do we start the revolution here? Quindi la seconda domanda invece era come iniziamo la rivoluzione qui? Do we start with the small wind turbines or the big? Iniziamo con le piccole turbine o con le grandi? We must start with the big because the big wind turbines are the most economic. Quindi dovremmo iniziare con quelle grandi perché sono quelle più economiche. It takes more money and more people. C'è bisogno di più denaro e più persone. But is more economic because this is a business. Ma è più economico perché comunque questo è business, questi sono affari. If this cooperativa here doesn't make money, it goes bankrupt. Se questa cooperativa, per esempio, non fa soldi, va in bancarotta. And if we build a wind turbine that doesn't make money, the people who put the money in lose their money. E se noi costruiamo una turbina che non produce denaro, la gente che ha investito dei soldi perde denaro e quindi verrà chiusa. We want everyone to make money. Noi vogliamo che tutti, insomma, abbiano del denaro. How much money they make is up to how you decide to do this. Quanti soldi faranno è qualcosa che deciderete voi. That's my opinion. Questa è la mia opinione personale. Not necessarily the opinion of the sponsors. Non è per forza di cose l'opinione degli sponsor. Are there any other questions? Yeah. Okay. Okay, just want to ask you if you have any record of some community that some people, only few people, didn't want to collaborate with the community, so they just don't want to enter the community, and they could say, no, you can't do that because I don't want to be part of the community, and so you can't do that because the laws is from my part. Lo traduco. Ho chiesto se se lui conosce casi in cui è successo che una cooperativa non è potuta partire perché un solo individuo del territorio ha posto il veto, il divieto per questo progetto e quindi non è potuto partire. I didn't quite get the question. So, okay. Cioè, se tu, credo che la domanda sia se alcune persone locali, gli agricoltori, non hanno... Only one. To the project, to the community project. It's just one. The project can start without them. Without their approval. Yeah. Or investment. Because the local regulations allows someone to say, no, you can't do that. Does that happen? Well, yes, we have, I mean, we're all people and we don't all agree and some people don't want a wind turbine. Noi siamo tutte persone, alcuni di noi non sono d'accordo, non concordano gli uni con gli altri e alcuni possono non volere le turbine eoliche. And some people who want a wind turbine don't want to spend their own money. Alcuni che le vogliono però non vogliono spendere i loro soldi. Or they don't like the person who's leading the cooperative. O ad alcuni non piace se il leader della cooperativa. Se una persona can anyone say no? Well, I can't speak for Italy, but nowhere in the world can one person say no. No, non è mai nel mondo non è mai successo questo. Well, okay. But lui spiega però che non conosce il caso italiano da questo punto di vista. Ok, I understand. In Italia lo spendono perché c'erano le pecore che non potevano. In Italy it happened that they switched off the turbines because the sheep didn't produce milk. The sheep did what? Didn't produce milk. Non producevano latte. Because the sheep produce less milk than usually, than before, so they had to switch them off. It is the reality. Okay, okay. That's reality. See. I can tell you many other stories like that are just as crazy. Io potrei raccontarvi tante altre storie così, un po', insomma, allo stesso tempo folli, pazzerelle. Right now. I think we should go to Francesco and then after Francesco I will close and then if you have more questions we can talk further. Se per questo in Italia abbiamo anche il WWF che a Conversano dice che blocca le palle per salvare le produzioni di olio. Cioè, c'è molta ignoranza in Italia. Io gli ho scritto al WWF, non ha risposto, l'ho invitato, non ho sentito niente, davo il microfono senza problemi. Allora, va bene, adesso parla Francesco e poi continuiamo con le domande. No, io... Va bene, allora, Paul ci ha detto più o meno che cooperativa, io sapevo di questo progetto, ho cercato informazioni. È un reato diffuso, il sindaco si è reso promotore della realizzazione di un impianto a un'unica turbina da 1 megawatt, mi pare. No, è il non comune è che con l'azionariato diffuso ha raccolto le azioni sul comune e ha realizzato la turbina. Quindi, e dov'è? Perché io ho cercato disperatamente queste Specchia, provincia di Lecce, Specchia. Io ho cercato disperatamente informazioni di gruppi di investimento diffuso nell'eolico, però le uniche iniziative che ho trovato delle mie ricerche sono state queste tre. Sono Rete Energie, in cui abbiamo penso un rappresentante qua, il signor Di Tossa, se vuole, giusto che do un'introduzione e poi se vuole fare un brevissimo intervento. In Italia non ci sono tante iniziative di eolico cooperativo, forse non ce ne sono proprio, forse l'unica è quella che vi sta dicendo lei, è ad azionariato diffuso. Col termine eolico cooperativo voglio intendere fatte dalla comunità locale per la comunità locale. Ora non stiamo a vedere i dettagli se è un SPA o una SRL o meno, la sostanza deve essere quella in cui partecipano le persone e riescono a realizzare qualcosa insieme. Ho cercato di, me ne avevano parlato un collega alla Vestas che mi diceva guarda c'è una turbina in Puglia che hanno fatto in azionariato diffuso, ma non hanno un sito internet, non sono riuscito a fare a trovare nessuna informazione, però se tu sai con chi posso parlare mi farebbe moltissimo piacere mettermi in contatto con loro e magari mettiamo in contatto tutto il gruppo. Era famoso il sindaco perché ha portato anche altre iniziative, ma di azionariato proprio di futuro, perché le uniche che ho trovato sono state queste della slide, sono Rete Energie che da Conigi in provincia di Cuneo, è un gruppo, è una cooperativa in cui, che funziona acquistando una piccola quota e l'investimento viene fatto prestando dei soldi alla cooperativa come prestito sociale del socio, e c'è un ritorno dell'investimento sul progetto che è intorno al 3-4%, perché poi è tutto lì vincolato alla normativa sui prestiti, quindi è come se fosse un socio cooperatore prestiti dei soldi, e quindi è come quando una banca ti presta dei soldi. Mentre poi c'è la Ionica Investment, l'ingegner Lecce, che è un SPA, è un comitato promotore per SPA, quindi si comprano delle azioni della società e si realizza c'è un piano di realizzazione di piccoli parchi eolici da 60 kW e si possono ottenere dei vantaggi dall'acquisto delle azioni che sono prettamente economici. E poi c'è la Dossa Energia, che è a Cremona, che ha realizzato in collaborazione con il comune un impianto fotovoltaico ad azionariato diffuso tramite, loro sono partiti da un'associazione che ha raccolto insieme le adesioni, hanno fatto un accordo con il comune che ha dato in gestione, in comodato d'uso gratuito, il tetto di una palestra e sono riusciti a realizzare un impianto di 200 kW, penso. Se Di Tossa dire... Oh, dimmi. Sì. In virtù di tassazione o di divisione degli utili, sono tre cose diverse. Sono sicuramente diverse, questo è un processo... No, il 3%, ma infatti... Cioè non è né business, né ecologia, né ambiente. No, ma forse la formula... Cioè è importante, se riusciamo a farlo in cooperativa abbiamo anche dei ritorni. In cooperativa il problema è che non si possono distribuire gli utili. Io sto cercando, sto studiando la cosa da un bel po' di anni. Forse la soluzione dell'SPA per realizzare qualcosa di un parco eolico da 1 megawatt, 2 megawatt, di quelli, delle iniziative come ci ha parlato Gipe, forse l'SPA è la formula italiana più vicina. Sì, ma siamo in Italia. Cioè di quel 3% devi lasciare l'80% allo Stato. Quindi non è più né business... cooperativa hai detto una cosa. Se un SPA... La cooperativa ha degli sgravi fiscali. La cooperativa però non può distribuire gli utili. Ho capito, ma magari li reinvestisci, cioè li reinveste, voglio dire. Vabbè, però si perde del... Sì, è da discutere, ma diciamo il funzionamento delle cooperative... Siccome parliamo di un 3%, voglio dire, non è più business... Perché non è più business, un 3% tassato è meglio che li lasci in banca. Qui stiamo parlando di fare una cooperativa e quindi deve essere fatta come cooperativa per investire. No, la cooperativa ti vincola sul fatto che tu non puoi distribuire gli utili. La formula più vicina a quelle cooperative tedesche in Italia dal punto di vista amministrativo è l'SPA. Il problema, il vincolo maggiore, il problema è reperire i fondi per assicurarsi il capitale di rischio iniziale, perché quando iniziamo a fare, decidiamo di pensare, pensiamo tutti insieme, facciamo un parco eolico, che bella cosa, facciamo, installiamo una turbina ad acquavita delle fonti da 1 megawatt, ci vuole 1,5 milioni di euro, mettiamo quote da 500 euro. Che succede? Dobbiamo prima di tutto affrontare le spese di sviluppo del parco. Quindi se andiamo avanti con le... Vabbè, vi salvi... Un attimo. Noi abbiamo... Ragioniamo che vogliamo realizzare un parco eolico da 1 megawatt, poi dopo magari andiamo ai dettagli di quelle che sono le possibilità che ci fornisce la legge, eccetera. Però noi dobbiamo identificare e decidere, va bene, vogliamo fare nel comune di Acquaviva o Gioia del Colle, non so, parlo di qualche comune da queste parti, identifichiamo l'area e iniziamo a metterci d'accordo con tutti i proprietari terrieri per avere il diritto di superficie di realizzare questa cosa. Diciamo che visto la discussione di oggi, l'ideale sarebbe quello di creare un'associazione di tutti e coinvolgere i proprietari terrieri sul territorio. E a questo punto otteniamo questo contratto, questo accordo con il territorio per poter andare avanti, perché è una delle cose necessarie all'ottenimento del progetto. A questo punto dobbiamo affrontare tutte le spese di studio del sito, del paesaggio, perché dobbiamo fare tutto in conformità con le leggi, eccetera, mentre dobbiamo affrontare anche le spese di avviare una campagna anemometrica, misurare il vento sul sito e capire quanto vento c'è in quel momento. A questo punto noi intanto ci portiamo avanti e consultiamo, creiamo la nostra cooperativa, ma tutto questo processo, tutti questi passaggi in rosso sono tutti passaggi in cui c'è l'apporto di capitale di rischio, nel senso che se domani mattina ci mettiamo insieme e vogliamo fare questa cosa che è bellissima, mettiamo 500 euro ciascuno, può essere che fra un anno noi abbiamo perso i 500 euro, non c'è nessuna garanzia che realizziamo questo parco eolico. Questo è il discorso, questa è la difficoltà in Italia. Ed un SPA, a quel punto noi abbiamo costituito anche un SPA, abbiamo speso 120.000 euro almeno di capitale sociale, con tutte le spese che comporta l'SPA, è una cosa abbastanza seria, non stiamo facendo lo sviluppo come quello che si fa in Puglia attualmente o nel sud Italia, in cui si fonda l'SRL di scopo, 5.000 euro, si cerca di arrabattare le carte e si presenta fin quando noi abbiamo ottenuto l'autorizzazione per poterla vendere. Qua stiamo parlando di investire tutti i soldi, una liquidità di rischio collettivamente, quindi dobbiamo essere tutti d'accordo che possiamo rischiare questi soldi per questo bel concetto, questo concetto anche rivoluzionario, perché poi una volta che chiediamo l'autorizzazione dobbiamo aspettare tutto il processo di autorizzazione del parco eolico e questo processo può durare anche qualche anno, cioè in regione, cioè una turbina da 1 megawatt va in autorizzazione unica, quella che ci consiglia Paul Gipe, non è un qualcosa che va fatto con criterio e c'è bisogno di persone che realmente condividano questa rivoluzione, come la chiama Paul, che vogliano rischiare anche dei soldi, perché si tratta di spese solo di spese vive, c'è un bel po' di soldi. Cioè, qui siamo che quando arriviamo in questa fase noi abbiamo dovuto già chiedere al distributore dell'energia elettrica la connessione, l'abbiamo dovuto ottenere, dobbiamo avere almeno il preventivo che si paga proporzionalmente ai kilowatt e per 1 megawatt iniziamo a parlare di 80, 90, 100.000 euro, non sono cifre piccole e sono tutte cifre che bisogna coprire a capitale di rischio, tant'è che poi solo dopo la ricezione del permesso a costruire i box diventano verdi. Lì abbiamo a quel punto la possibilità di offrire al nostro vicino un'azione sicura, perché noi abbiamo un progetto cantierabile, che è bancabile, anche se poi non ci andiamo in banca ma lo chiediamo al vicino, che Portiamo in un'assicurazione danese, tedesca, sono quelle che con cui potremo parlare più la stessa lingua, diciamo, quelli che lo fanno, e a quel punto possiamo assicurare il progetto ed essere sicuri di fornire un'azione ai nostri vicini con una certezza di ritorno. Gli diciamo: questa azione fornisce il 7%, perché noi siamo sicuri, cioè, l'unica nostra incertezza è il tempo in cui ci mettiamo per raccogliere le quote dell'investimento, ma non altro, quello è solo l'unico vincolo, perché una volta che ci sono i soldi si realizza e quel progetto sicuro al 100% fornisce una quota di energia definita dall'assicurazione, dagli studi di due diligence che si fanno. C'è tutto un procedimento anche complesso ma lineare che permette di dare un valore ad un progetto e di dare un valore al ritorno del progetto. A quel punto l'assicurazione, se il parco eolico si ferma o se non c'è vento un anno, perché può capitare che c'è una variabilità tra un anno e l'altro, l'assicurazione copre quella spesa, quella mancato guadagno, e quindi ti permette di garantire al tuo vicino il 7% di ritorno dell'azione. Ma resta comunque un processo che ha bisogno di persone che ci credano tanto, che dischino. Anche per questo noi vogliamo farlo in comunità, perché affrontarlo da soli, a parte non ha senso tutto il discorso che ci siamo fatti, ma è molto oneroso. C'è chi si è arricchito qui in Italia facendo lo sviluppatore, perché prima era facilissimo fare delle 4 carte. Prima, io ho visto delle autorizzazioni nel Foggiano degli anni, fine anni 90, cioè un foglio di carta con 4 pallini che sono 4 turbine da 1 megawatt. Cioè, ho ottenuto l'autorizzazione, quel foglio di carta poi valeva 250.000 euro a megawatt, venduta a un fondo finanziario. Quindi una volta che abbiamo seguito tutto questo processo possiamo raccogliere le quote che non sono di rischio e finanziare il progetto, costruire il parco e finalmente produrre la nostra energia. Una possibilità interessante poi sarebbe quella di poter poter comprare noi stessi l'energia del parco, ma una volta che si è raggiunto e si è coperto tutto il rischio dell'investimento è facile raccogliere le quote. Ci sono stati una settimana fa 2 ragazzi olandesi che hanno raccolto 1.300.000 euro in azioni di 200 euro per un parco eolico da 2 megawatt in 13 ore. Via internet hanno raccolto in 13 ore 1.300.000 euro. Quindi c'è stato solo da trovare qualche matto che voglia abbracciare la causa e iniziare con noi questa avventura di realizzare un parco eolico, decidere insieme. Paul ci diceva di essere trasparenti. Io la soluzione la formula societaria, cooperativa o SPA non la conosco, mi sono fatto un'idea nel tempo perché un pallino mio, una cosa che voglio fare da tempo, però una cosa che vorrei poter scegliere insieme a tutti quanti, un processo molto trasparente di discussione. Chiaramente deve essere anche sintetico, che non dobbiamo stare qua a discutere per anni. Si prende un consulente, magari ci mettiamo d'accordo tutti quanti, un consulente che ci illustra quali sono le possibilità, si discute, si mette i voti e si va avanti. Allora, tant'è che, dov'è che succede? Ad esempio, l'autorizzazione di un parco eolico di quelli che ci consiglia Paul Gipe è un vero e proprio gioco dell'oca. Non so se qui forse c'è qualche sviluppatore, qualcuno che ha portato avanti qualche progetto, eccetera. Solo l'idea penso che si metta in mano i capelli, quindi ci vuole molta determinazione nel portare avanti un progetto del genere. Perché noi inoltriamo la richiesta, valutiamo i documenti, loro valutano i documenti e le integrazioni. Sulla carta c'è scritto che in 180 giorni ci danno l'autorizzazione, di fatto in 3 anni ancora stiamo a chiedere integrazioni su integrazioni su integrazioni. Poi nel caso dobbiamo fare una valutazione di impatto ambientale, non è il caso specifico di una turbina inferiore a 1 megawatt, infatti una possibilità potrebbe essere quella di avviare un progetto tutti insieme di 600 kW, 700 kW che rientra in un procedimento autorizzativo estremamente complesso, ma non comparabile con quantomeno ci esclude la valutazione di impatto ambientale, che è un altro procedimento che richiede altri tempi, che richiede altre documentazioni, che richiede integrazioni e dà la possibilità alla pubblica amministrazione di rallentare il procedimento, il processo. Quindi una volta che abbiamo ottenuto tutte queste cose, andiamo nella conferenza dei servizi e riusciamo finalmente ad ottenere questo auspicato decreto che ci permette di realizzare un parco eolico. Questo procedimento, abbiamo detto, può richiedere anche più anni, però possiamo dire che se riusciamo a trovare un comune con cui possiamo instaurare un dialogo che ci aiuti a coinvolgere la cittadinanza, che sia vicino al concetto di eolico cooperativo, e riusciamo a coinvolgere sufficientemente i proprietari terrieri, potrebbe un progetto del genere in Puglia, con tutti quelli che sono, gli enti coinvolti in un'autorizzazione del genere, potrebbe anche accelerare, perché a questo punto diventa un esempio. Potremmo sfruttare un volano che può essere della stampa, mediatico, potremmo riuscire finalmente a convincere il WWF a darci una mano, perché magari coinvolgiamo anche loro. Potrebbe essere un modello, potremmo creare un modello di sviluppo per la Puglia, per il Sud Italia e per l'Italia. In questo modo saremo i primi a creare questa cosa. Però Scusami, dimmi. Ma che film è questo? Come? Che film stai raccontando? Asterix. Allora, noi siamo, scusami se intervengo in questo modo, noi siamo venuti qui perché abbiamo parlato di cooperative. Le cooperative hanno diritto a delle agevolazioni. Magari si potrebbe innanzitutto iniziare dal sindaco del paese, che vada ad eliminare di dover fare, come diceva giustamente il signore, una domanda per ogni ufficio, 3 marche da bollo da 14,62 solo per scriverci. Aspetta, concludo. In definitiva si parla di business, dobbiamo fare per forza o ci consiglia quel business. Dopo 8 anni prendiamo forse il 3%, dopo tutte quelle finestre che hai acceso. Stiamo parlando del 10%. Del 12%, il 3% abbiamo parlato del caso della cooperativa 6% Rete Energie, visto prima, non di più, una cooperativa per dirti, specifica che è una delle esperienze. Ma secondo me in Italia è da fare nel modo cooperativo, se è possibile. Ma io non voglio emigrare a Glasgow per andare a lavorare, che mi aspettano a lavorare a Glasgow. Io sto cercando di cambiare il posto in cui vivo in meglio, se c'è qualcuno che mi vuole seguire, se no ognuno è libero di andare a lavorare nel mondo dove vuole. Io ci sto provando, questo è il discorso. Stiamo cercando di cambiare il sistema energetico italiano. Non è una cretinata, abbiamo bisogno di gente conveniente, di gente che voglia veramente, incazzata, che vuole fare una rivoluzione. Questo è, non è sviluppare il parco, perché io il parco mio me lo sto già sviluppando, il mio business, ci lavoro con questo. Ora, se sono qui a parlare, a cercare di coinvolgere la cittadinanza, perché dobbiamo cambiare la situazione, perché non è il mondo che mi piace in questo momento e voglio un mondo migliore. Dobbiamo partire da questo discorso. Poi sì, è un sogno, magari è un sogno, magari non ci siamo riusciti, però ci riusciamo. Però abbiamo passato 5 anni a provare a fare un progetto e abbiamo creato delle relazioni sul territorio che magari saranno la nostra vita dei prossimi 30 anni. Perché essere? Io non accetto tanto questo pessimismo nel fare, è una cosa complicatissima, non è pessimismo, scusami, fare un'avventura. Perché andare per le vie dell'SBA? Quello diciamo noi. Quale ancora? Io ho detto che è una cooperativa, non possiamo. Io ho detto un attimo. Perché no? Siamo qui. Io non so perché no. No, ma forse non ci siamo capiti. Io ho detto, da quello che è la mia esperienza e le mie ricerche personali, la mia opinione, l'ho messo anche nella slide iniziale, le mie opinioni sono quelle che, secondo me, il quadro legale attuale, la soluzione più facile e più immediata è quella dell'SPA. Io non escludo, ma questa è una cosa, e ho detto che no, ho detto che mi piacerebbe avviare un discorso con una cittadinanza, con un gruppo di persone che vuole lavorare in un progetto, per poter scegliere questa cosa, per poter scegliere anche questa formula. Questo io non posso, in un progetto del genere non ha senso che una persona arriva e vi spiega come fare. Io vi posso portare la mia esperienza di sviluppo in Puglia, e di come ho realizzato i parchi eolici, e poi posso dire, io è un bel po' di tempo che mi ronza l'idea, cioè che sto cercando di capire come fare un parco eolico come quelli di Linetten, quello in Danimarca, il picnic l'ho fatto anch'io, la prima cosa che ho fatto quando sono andato in Danimarca è stata andare a visitare quei parchi e a conoscere quelle persone. Noi ti crediamo. E cioè, cerco di capire questa cosa, ma vorrei decidere con voi, cioè con un gruppo. C'è qualcuno che domani mattina mette 500 euro per fare un gruppo? Ma a me non interessa se è un SPA o è una cooperativa, io voglio fare un parco eolico cooperativo insieme a tutti quanti che abbia quel valore aggiunto di cambiamento e non sia unicamente un'azione economica, perché possiamo comprare le azioni di qualunque società in borsa, che in una società compriamo le azioni di Sorgenia che ci vende anche, che Sorgenia Green, penso, non voglio fare nemmeno pubblicità, cioè di una qualunque società che produce energia elettrica, comprare le azioni è la stessa cosa, no? Per me è il percorso anche che è importante, ho detto posso pensare, mi sono immaginato un SPA, ma è un'opinione su quella che deve essere un gruppo, che sia chiaro. No, forse noi siamo venuti con l'invito che diceva il sistema cooperativo di fare parchi eolici in Europa c'è già. Proviamo a farlo in Italia. Sì. Tu adesso ci stai spegnendo quella cosa dicendo la via più breve, passeranno degli anni, allora, è fare un SPA. Questo è un problema etimologico. Secondo me abbiamo detto male, forse titoli. No, un attimo, questo è un problema etimologico, perché quando si parla di Wind Corps, di cooperative dell'eolico, nel contesto europeo, Paul Gipe ci ha detto che non sono prettamente cooperative, possono essere public company, ovvero SPA, possono essere cooperative, possono essere SRL, a seconda se andiamo in Olanda, in Germania, ci sono tante sfumature. Il concetto generale che è intorno alla cooperativa eolica, Wind Coop, nel senso della... è del mettersi insieme, a me non interessa se facciamo un SPA o una cooperativa. Ma in Italia, a differenza dell'Olanda, è tutta un'altra cosa. Scusami se intervengo su questa base qui. Cioè, farlo in Olanda, un SPA, dove tu versi una percentuale di tasse minima e dove non devi fare tutte queste domande che ci hai appena elencato. Ma queste le dobbiamo fare comunque. In Italia, ma non credo ci siano in Olanda gli stessi uffici. Se si righi, il percorso è complicato. Devo conoscere. In Inghilterra è più complicato. Non credo, guarda, questa burocrazia. Sì. Ma è una questione, una discussione. Noi ci aspettavamo di parlare di cooperative, capito? Qui invece ci stanno spingendo verso la società per azioni, che secondo me è tutt'altro. In Italia lui ha ragione. No, la sostanza è uguale. Per esempio, si parla. Abbiamo parlato, per chiudere la cosa, abbiamo parlato di eolico cooperativo e abbiamo visto il parco eolico di fronte a Copenaghen, quello a mare, le 10 turbine, Middelgrune. Quella è un'associazione che è uno statuto che potete scaricare su internet di una pagina, che dice che si è tolto dal pericolo della responsabilità illimitata dei soci, dicendo che il primo articolo dice che l'associazione non può contrarre debito e che ogni progetto deve essere assicurato. No, hanno fatto con un'associazione, a me il contenitore non interessa, a me è il concetto di eolico cooperativo che interessa. Il contenitore è funzionale all'obiettivo che dobbiamo raggiungere. Non è, se poi vogliamo parlare di cooperative o SPA solo perché a fine di lucro, sì, il fine di lucro per me è l'obiettivo anche, non vedo la possibilità di avere una potenza sul territorio, un coinvolgimento forte se non c'è il fine di lucro, che poi sia cooperativo o meno, o cooperativa, società, associazione culturale, non lo so, non è il mio mestiere, si può fare, c'è chi lo sta facendo. In Germania all'inizio non si potevano comprare le reti elettriche, le hanno comprate, questo sta cercando di dirmi. Allora, posso? Oltre tutte queste problematiche che potrebbero essere già iniziate, però stiamo entrando più nel vivo, già il discorso sul contenitore potremmo parlare, chiamare 10... C'è una cooperativa energetica Ce ne sono diverse, ho portato gli esempi principali. No, no, ce n'è una cooperativa energetica a Melpignano, però è sul solare. C'è Rete Energie, c'è Di Tossa, che non l'abbiamo fatta in tempo. Sì, sì, è a Melpignano, e comunque c'è stata la volontà politica da parte del sindaco di voler fare una cooperativa, però in effetti il sindaco di Melpignano però comunque ha detto più spesso che è stato veramente... è stato difficilissimo fare una cooperativa, ecco perché forse lui diceva è più facile fare un SPA che una cooperativa. Una cooperativa tu non puoi dire. Allora il concetto no, dice... Vabbè, scusami se dell'intervento. No, no, figura. No, al di là di tutti quelli che possono essere problematiche legate al contenitore, ottenere un'autorizzazione del genere ci sono tanti problemi diffusi, specialmente nel sud Italia, che sono quelli, prima di tutto, dell'ostruzione amministrativa. Se ci mettiamo qualche amministratore contro o qualcuno che non ce la può fare, non si fa più niente. Ci fanno fare il gioco, ci vanno a comprare il pepe e ci fanno fare quel giro del loco migliaia di volte. Poi c'è anche una questione di inefficienza degli uffici, cioè qua tutti vogliono negli uffici, vogliono la pagnotta. Io mi sono trovato a chiedere, a fare colloqui con sviluppatori, il posto per responsabile, coordinatore dello sviluppo. Alla fine del colloquio gli ho detto: ma senti, ma io devo andare a pagare le mazzette per te, perché se devo andare a pagare le mazzette per te non lo voglio fare. Ci sono aziende che mi hanno detto va bene, non fa per te il posto, ci sono altre aziende che hanno detto va bene, mi fa piacere che ragioni così. C'è un po' di tutto, però l'ambiente che è quello che non possiamo... da cui non possiamo prescindere, cioè di fatto nella regione Puglia, nella regione Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia molti progetti camminano con le mazzette. Il problema non indifferente sarà trovare un posto in cui connettersi. Ne parlavamo oggi con i signori che sono venuti dalla Basilicata. Una delle problematiche maggiori è la saturazione delle reti elettriche, quindi sarà difficile trovare un posto dove connettersi. E diciamo che da quello che è stata la mia esperienza ho visto che gli sviluppatori in Puglia, specialmente in Puglia, ma diciamo nell'Appennino meridionale, non hanno avuto alcuna capacità di comunicare sul territorio. Sono arrivate le grandi aziende, sono andate con anche molto, come si dice, con molta arroganza, hanno cercato di comprare le amministrazioni, si sono trovate anche a promettere posti di lavoro. Se andiamo a vedere poi nelle varie aziende eoliche locali, sono tutti figli di sindaci o figli di amministratori, quindi ovviamente la popolazione locale nei paesi si sa come funziona, quindi si è contro. Poi diventano brutte queste pale, ma di fatto è perché non vogliamo che qualcuno venga sul nostro territorio a fare dei soldi e per giunta facendo arricchire quello che già sta là, perché sta là che è parente a qualcuno. Inoltre poi c'è stato anche, quello che ho riscontrato in Italia è una mancanza di pianificazione nelle attività di sviluppo, perché con la figura non c'è stato mai non ho visto, sono poche le eccezioni in cui ci sono stati dei team di sviluppo, delle squadre di tecnici che hanno affrontato lo sviluppo dall'inizio. Di solito le grandi aziende hanno comprato sempre i progetti da sviluppatori locali, perché sono quelli agganciati, perché sono quelli che hanno le connessioni sul territorio, e ovviamente questi che hanno le connessioni sul territorio hanno anche si focalizzano la loro attenzione sulle connessioni e non sulla tecnica di come si sviluppa un parco. Quindi molte volte i parchi che vediamo bloccati sono anche perché partono da progetti in cui si cerca il compromesso, poi l'azienda compra l'autorizzazione perché c'è quella utile in quel momento e conviene autorizzare, poi deve risolvere le problematiche create dall'incompetenza degli sviluppatori. E ovviamente l'attività di sviluppo è stata fatta con pochissimi soldi, risparmiando su tutto, risparmiando sugli studi di archeologia, risparmiando sulle torri anemometriche che poi sono costati dopo. Ad esempio qua è una torre che ho sull'Appennino meridionale, completamente storta, abbandonata, tanto poi l'importante è che c'è il dato, che c'è la carta, che poi si allega alla regione e c'hanno il dato. Poi dopo si vede, questo è stato l'approccio. Quello che mi viene di consigliare alla platea, nel momento in cui si trova questo benedetto contenitore, si trova un gruppo di persone, penso che il contenitore poi è funzionale anche a quelle che sono le persone che vogliono iniziare e dove vogliono arrivare, cosa vogliono sviluppare, quelli che sono tutti quegli problemi che ho elencato possono essere superati in pochissimi modi, non ci sono tante scelte da fare. Bisogna coinvolgere la comunità, perché coinvolgendo la comunità si riesce a superare tante problematiche, si riescono a velocizzare anche le pratiche, perché se andiamo in un comune e ci abbiamo 500 persone che sono all'interno del progetto, sicuramente ci sarà qualche parente di qualcuno e sicuramente è un bacino di voti a cui l'amministrazione fa attenzione. Vai a pestare i piedi a 500 compaesani che vogliono fare un progetto, diventa un po' più difficile, anche si può raggiungere anche una massa critica regionale, bisogna avere molta determinazione, le idee molto chiare su quello che si vuole fare e bisogna mettere creare un team di persone che siano veramente competenti, di presentare dei progetti che veramente siano diversi da quelli che sono attualmente in regione, che sono stati presentati, e ce n'è una pila sicuramente così alta di progetti che stanno aspettando l'autorizzazione, quindi dobbiamo avere la possibilità di poter dare in mano a chi ci deve autorizzare un progetto che sia di qualità, che sia differente dagli altri, sia in termini di accettazione locale, sia in termini di visibilità mediatica, sia in termini di qualità proprio di progettazione. In questo modo probabilmente non è detto che una delle carte, non è univoca la soluzione, non è detto che tutte queste bellissime cose ci permettono di superare, ma non vedo altri modi altre metodologie con cui superare tutte queste difficoltà. Quindi abbiamo bisogno di mettere, specialmente nella fase iniziale, delle persone che siano competenti, che abbiano cognizione di quello che stanno facendo, che vogliano assumere un rischio e assumere sia un rischio in termini di ore di lavoro, sia un rischio in termini economici. Chiaramente cerchiamo di distribuire quello che è di dividerci tra di noi quello che è il rischio economico e di lavorare in maniera cooperativa, indipendentemente dallo scatto. E queste vedo che sono le uniche possibilità che abbiamo, quindi invito tutti quanti ad incontrarci nel brevissimo tempo, tutte le persone che credono di poter far parte di un gruppo come quello descritto, che vogliono anche discutere di quale può essere il contenitore, cioè sono disposti a iniziare con una minima partecipazione economica, che può essere una quota di 500 euro, cioè una quota che tutti possiamo affrontare. Se siete interessati, siamo un gruppo di persone qui in Castellana che sta cercando di avviare questa iniziativa, ora siamo 5-6 tecnici, cerchiamo persone che siano o tecnici che possano dare un loro contributo in termini di esperienza, che ci credano, che vogliono rischiare, che vogliono cambiare questo sistema attuale energetico. Poi, non so, sta a voi vedere, noi proveremo a rompere le balle a tutti quanti, qualunque altra cooperativa, non penso che questo sia il primo incontro, cioè che è l'ultimo incontro, questo è il primo di tanti altri che cercheremo di fare, ci sarà. Già stamattina stavo parlando di un altro incontro e cui vi inviterò prossimamente, circa fra 3 settimane. Quindi con questo ho concluso, forse ho saltato qualche parte riguardo la delega dello Stato alle regioni, ma non penso che ho perso il cuore dell'intervento. Dimmi. Sì, questo stavo dicendo. perché ora vi spiego, io ho cercato quelle che sono tutte le iniziative italiane di energia cooperativa. In Puglia io so che c'è un parco, una turbina da tipo 600 kW che è stata sviluppata in maniera cooperativa, ma nessuno mi è riuscito a dare delle informazioni, un contatto, o ho trovato un sito internet, è stata una mia incapacità, voglio sperare, però cercherò sicuramente di mettermi in contatto. Se qualcuno conosce di questa iniziativa, per favore mettetemi in contatto con loro, così giro a tutti quanti il recapito. Prego. Allora, io sono un socio di Banca Etica. Dicembre, tramite le news di Banca Etica, ho trovato Rete Energie, perché Rete Energie è una società cooperativa che nasce nel 2009 a Racconigi, in provincia di Cuneo. E ad oggi conta 600 soci, ha realizzato 7-8 impianti di fotovoltaico, e li ha realizzati con l'obiettivo di vendere l'energia ai propri soci. Questo è quello che lei vorrebbe fare, però oggi la normativa è cambiata. Quindi ad oggi Rete Energie ha trovato sul mercato dell'energia il produttore 30 che produce al 100% energia da fonti rinnovabili, e quindi vende la sua energia a 30, e tramite questa operazione tutti i soci di Rete Energie, e io a Bari ho cambiato il contratto di gestore e sono entrato in 30, con una sensibile riduzione dei costi anche della bolletta elettrica. Tra le varie cose che fa Rete Energie sono la dotazione di un gruppo tecnico. Rete Energie è distribuita in tutte le regioni del nord Italia, ancora non è presente nel sud Italia. Noi stiamo cercando qui in Puglia di fare un nodo, creare un gruppo di soci. Al gruppo dei soci si collega un gruppo di tecnici che assiste i propri soci con un prezzo unico e in maniera trasparente, e quindi oltre alla produzione dell'energia c'è il discorso relativo all'efficientamento energetico, che poi se vogliamo la parte più importante che noi per la quale dovremmo essere sensibili, cioè andare a ridurre i consumi energetici e i colabrodi delle nostre case, delle nostre brutte abitudini, lasciando i LED dei televisori accesi la notte. Ma entrando nello specifico di Rete Energia, a giugno sta lavorando su un progetto di eolico in Bovino. E praticamente il Consiglio di amministrazione a giugno ha stoppato questo progetto perché ha detto: primo, non abbiamo un gruppo di soci. Bovino? Mini eolico, un 60 kW. Primo, non abbiamo il gruppo dei soci. Secondo, nel codice etico di Rete Energie non è stato compreso gli atteggiamenti della società riguardo agli impianti eolici, e quindi sono due cose che stiamo cercando di portare a termine per sviluppare anche l'eolico poi qui in Puglia. Questo è quanto. Ok, grazie. Una cosa che vorrei aggiungere: sia la Rete Energia che la Ionica Investment sono progetti di mini eolico. Per quanto riguarda il mini eolico, che è una bellissima cosa se sia un'azienda agricola o una piccola azienda manufatturiera, eccetera, il problema principale del mini eolico attualmente, che ne ho installate diverse, è che dobbiamo andare oltre la taglia di 200 kW per poter essere proprietari della nostra energia, perché lo Stato ci dice: voi montate la turbina mini eolica e mi cedete totalmente l'energia a me, GSE, gestore del sistema elettrico italiano, in cambio vi diamo l'incentivo, e questo per 20 anni è molto redditizio. Se si ha un bel sito ventoso può essere anche un'attività abbastanza redditizia, però penso che perde un po' di quella che è lo spirito che ci ha della produzione energetica che ci ha raccontato stamattina Paul, perché l'obiettivo è produrre la propria energia, poterla vendere, poterla acquistare dalla propria... Non per forza tutti poi vorranno acquistarla, però a dare la possibilità di poter acquistare la propria energia dagli propri impianti localmente. Ovviamente, cioè, comunque restano esperienze lodevoli in cui io ho molto interesse e invito tutti a vedere, a seguire queste iniziative. Però vorrei porre l'attenzione su un cambiamento, cioè su proporre un progetto che sia un reale cambiamento e che abbia un forte impatto sul sistema attuale, economico e sociale della nostra situazione del Sud Italia. Grazie. Ma questa mo' c'è la traduzione, no, ma c'è lei. Sì. Okay, now I will close with a few more slides. Adesso io chiudo con qualche altra slide. And for those of you who have more questions, you can see me afterwards. Per chi ha più domande potete incontrarmi qui al mio computer dopo. Okay. Good. So now we will talk about how wind energy has become part of our cultural landscape. Adesso parleremo di come le turbine eoliche siano diventate parte del nostro patrimonio, del nostro paesaggio proprio culturale. Wind turbines are now used to sell everything from beer. Le turbine eoliche sono utilizzate adesso per vendere qualsiasi cosa, a partire dalla birra, a vendere anche vino, olio d'oliva, vendere anche cereali, vendere anche CD di questo rock cristiano. Oh, it's the Trinity, see? Questa è la Trinità, vedete? Tre pale, la Trinità. How could you be opposed to the Trinity? Come ci si può opporre alla Trinità? To sell clothes, anche utilizzata per vendere abbigliamento, postage stamps, per vendere anche francobolli, anche per promuovere dei paesi nel Texas, come Yeehaw, e anche per dipingere, ornare i marciapiedi, e quindi la strada verso il futuro. Previously I showed you a picture of the wind turbine that this represents. I showed you a slide of the wind turbines that this represents. Vi ho mostrato una slide che rappresenta proprio questa turbina eolica. And after everyone said no, we can't have wind turbines, they will be terrible for us. E poi tutti hanno detto no, non possiamo averle perché saranno terribili per noi. Quindi poi in realtà questa turbina è diventata così famosa, così accettata, che è diventata poi il simbolo della nostra comunità ed è stata anche dipinta sul marciapiede. E anche per promuovere la comunità è anche sull'elenco telefonico. And in the tourist books showing where to go in New Zealand to see the beautiful sights. E per esempio in guide turistiche in Nuova Zelanda per vedere le bellissime turbine eoliche. Advertise the restaurants that have the best view of the wind turbines. Per promuovere anche i ristoranti che hanno la migliore vista di turbine eoliche. And even to promote our communities like in Scusate tutti, io prima avevo promesso all'ingegner Cecere, che uno con cui ho iniziato a collaborare, che finalmente oggi ho conosciuto di persona, abbiamo avuto una lunghissima corrispondenza negli ultimi 7 anni forse. Avevo promesso un intervento, poi tra le varie domande l'ho dimenticato, quindi volevo lasciare un attimo, giusto se per favore date un attimo attenzione, volevo far parlare un secondo l'ingegner Cecere, che è stato una delle persone che mi Che mi ha introdotto all'eolico perché grazie ai suoi progetti ho costruito il mio primo prototipo di turbina eolica. Allora io ho conosciuto, vi ho detto, ho conosciuto per via email, oggi se lo sto conoscendo per la prima volta in via diretta, per l'interessamento all'autocostruzione eolica. Praticamente io avevo idea di introdurre nelle scuole l'idea delle energie rinnovabili e pensavo che fosse molto semplice prendere le pale di un ventilatore, attaccarla a un generatore per auto, a una dinamo per auto e fare la corrente, il che non è così facile. Invece poi ho cominciato a consultare internet, abbiamo trovato un esperto, sia io che lui. Abbiamo cercato anche di farlo venire in Italia, chiaramente non è venuto, poi mi sono tradotto il suo libro, il libro di questo autore inglese, sperimentatore, ingegnere, che si chiama Hugh Pigott. L'ho tradotto e l'ho stampato, lo vendo praticamente, gli pago i diritti d'autore, 5 euro per ogni copia gli pago, è uno scozzese molto tirchio. E praticamente dove mi chiamano io vado poi a fare i corsi, così come fa Pigott in Scozia, cioè lui dove lo chiamano va e fa dei corsi di una settimana dove si comincia da zero, si compra i magneti, si compra la resina, si compra il filo di rame e alla fine si realizzano i generatori eolici completi di pale. Con il bello è che questi generatori hanno la stessa efficienza di quelli che si comprano, sono il frutto, questo metodo di autocostruzione è il frutto di un'esperienza di circa 30 anni. Tra l'altro Pigott e Paul si conoscono e io molte cose di Paul le ho prese dal sito di Pigott. Tra l'altro io ho anche un mio sito dove riporto tutte queste notizie, vabbè, è un po' lungo, poi te lo do. Magari lo faccio girare. Sì, certo. Il materiale... una delle iniziative che può fare questo gruppo è questo: se c'è un gruppo di persone che vuole autocostruire i generatori, possiamo arrivare fino a 2 kW, non di più. Stiamo per organizzare un corso di autocostruzione presso la masseria tipica a Castellana Grotte, quindi di una turbina microeolico da 1 kW. Fino a 1 kW. Sì, a 1 kW la faremo, partendo in un corso di una settimana. Forse un po' caro perché bisogna comprare il materiale insieme eccetera, ma è una bellissima esperienza. Io ne ho realizzate diverse ed è stata una bellissima esperienza perché si riesce a capire davvero quali possono essere le problematiche e quali sono le sfide di questa tecnologia a partire dal piccolo, e poi ci si può realizzando si può solo immaginare quali sono le sfide della tecnologia in grande. Quindi se ci sono manifestazioni di interesse, per favore mandatemi un'email in modo che vi terrò aggiornati per quanto riguarda il corso di autocostruzione che stiamo organizzando. Comunque io ho fatto 3 di questi corsi e tra l'altro con alcune soddisfazioni. Dal primo corso sono usciti gruppi di giovani che poi vanno nel nord Italia a fare altri corsi di autocostruzione con i materiali che gli ho dato io, tutte le slide e i metodi che gli ho insegnato. E da un altro corso è uscito un signore che aveva una fabbrica di stampi e praticamente si è messo a costruire, proprio ha fatto un prodotto industriale da vendere, e dopo praticamente sulla base di ciò che ha preso in questo corso. Si chiama MACT la ditta, mact.it. Esatto, sì. Quindi... poi era un ragazzo che è stato a un corso, all'ultimo nostro corso sul recupero delle acque. Okay. Vabbè, quindi io poi i libri, io ho stampato la traduzione del manuale inglese, ce l'ho, poi gli metto tutti i materiali e accessori che possono servire, li ho messo tutto su un dischetto, ci sono migliaia e migliaia di pagine da stampare. Il libro ce l'ho qui, siccome ho ammortizzato il costo, il prezzo di copertina è di 20 euro, ma siccome ho ammortizzato il costo, a me bastano 5 euro perché per pagare la stampa e i diritti d'autore che devo sempre versare all'autore inglese. Va bene. Con questo abbiamo concluso, non so se...